poi la passiamo tutti, ma che se resta di nessuno? Cominciamo a parlare di luce segreta. E io comincio a fare domande, quindi con questo video, solo per voi di dire, quando chiedono la domanda, a me, no, a me, ma la tanto che era un momento perché noi l'abbiamo tutti avanti, no? Ci ritorniamo. Allora, cominciamo la luce. A mia è una domanda semplice. Quante torri sono crollate per giorno a New York? Di la luce. Lei dice due. Qua dicono di no. Questa è corretta informazione. Perché lei dice due? Ma io dico che sta sbagliando. Lui dice giustamente di no. Perché quel giorno sono stati sconvolti tutti i cittadini della scienza, della logica umana, dell'intelligenza di New York. Perché sono qui a studiare e a dire come la penso. Sono arrivati due aerei e sono crollati tre minuti. Tre, amico, alle ore 17.30 di quel giorno, nato per il Bonina, 52 anni, piccola, alle ore 7, ore 7, si è venuta giù. Si è suicidato, tra voi, nella prima. Qualcuno ci ha dato una spiegazione, e allora ti dice, a qualunquista, ma c'è il rapporto della commissione, c'è il rapporto della commissione. Vagliamo per la prima. Altri leggi qualcosa, leggi una cosa giù, leggi poco, tanto voi, dica poco, da sempre, è solo in inglese, non è mai stata tradotta sui miei in nessuna lingua del mondo, è soltanto per chi legge la Bibbia. Allora purtroppo io traparlo, amico mio, parlo di un credito, ho parlato di un la legge, e sulla pure sette non ci sta niente. No. No, non devo fare l'interesse a no. Io le dico che sono per il rettore, ma ti volevo di conmigo, di scrivere qualcosa da mi spiegare, perché non si può spiegare il crollo, o meglio, se lo spiegare, ma solo in una maniera. E allora mi ha invitato proprio di metterlo. Chiunque di voi può andare a casa, questo lo scaricate dal sito del governo americano, quindi potete scaricarlo, studiare l'inglese e poi decidere. Seconda domanda. Aspetta. No, questo è semplice. Quanto è largo un Boeing 767? Un aereo. Quanto è largo? 6 piedi, 6 piedi, 38 metri. Bravo. Un Boeing 767 è largo 38 metri. Questo potete controllare pure con questo detto girano. A fissazione della mia. Quanto è largo la buco nel pentagono? Dai, oggi sono arrivato perché non piove e mi vogliono 6 metri. 8 allunghiamo, 8 metri. Medite come fa un aereo largo 38 metri a provocare un buchetto piccolo praticamente di 8 metri. E soprattutto la domanda è di emissione. Arrivo io, l'aereo. Sta l'aereo, nel pentagono, con l'aereo, non ci sta quello che visto, ma soprattutto che il giardino non ci sta la vita, non ci sta pedalino, un calzettino, allora un trovo, qualcosa, ma quello non passa, dice lui dove il fuoco ha distrutto tutto il fuoco nel pentagono, però ci hanno fatto vedere il foro di uscita, piccolo piccolo, e Armandino non lo convince così, non lo convince. Facciamo una domanda. L'ultima, proprio perché ci dà. Te sei chiesta chi ha pagato la giustizia per 11 settembre? Chi è stato processato? Chi è stato consumato la giustizia del popolo? Non l'hai chiesto? Sì, ma che sbaglio? Vedete? La cattiva informazione. Lei dice, me lo sono chiesto, ma credo che nessuno è sbagliato. Perché uno che è stato processato, c'è stato. E allora di noi ci fanno per cognome questo signore. Se volete prendere punti, si chiama Zacharias Mussali, ventesimo dirottatore, lo scrivo io, ventesimo dirottatore, che in questo momento si trova dopo un lunghissimo processo, e quello che sto qui dicendo io, ho preso proprio dagli altri del processo che sono pubblicati su internet, si trova in carcere in questo momento. Condannato prima, è stato condannato a
cani, deserto, ferro inteso come gabbio. Volete sapere dove stava Sara che si buscava il 1731? Stavo a carcere. L'aveva arrestata. Perdete. E sapete perché l'aveva arrestata? E queste, io lo dico in maniera scherzosa, ma se vi dirà. Allora, questa è stata un giornale che si è presentato alla scuola di uno e gli ha detto, dice, no, non mi interessa tanto imparare a carcere. Ah, però, sono anche più da quello che ha detto no, quindi no? C'è qualcosa che per lui si è chiamato per studiare. Beh, per studiare, non c'era qualcosa su. L'hanno preso perché poi c'era un po' di problemi anche di migrazione. Ma questi l'hanno messo in carcere. Perché non è successo con tutti quanti gli altri? Che erano poi, io posso più parlarci di oggi, perché siamo in volo, no? Però immaginate che cosa erano questi altri. Ma io prima di a concludere, dicendo di quello che giustamente state pensando. Uno ha pagato, e ha pagato per tutti. Come si chiama? San Bin Laden. Stavamo molto più tardi a pregare la pregazione del Santo di Giovanni Paolo II. Si è presentato un signore accorzato alla fratellina di Piana per quello che ha fatto. Il signore accorzato di Piana ha detto abbiamo pagato Osama Bin Laden. Ma che è successo? Ma che ha vinto?
No, ma di più! Perché c'è stato il primo ufficiale? Ah, ma mi sono innamorato. Te sei innamorato? Te sei innamorato? E di me? E sai, non te lo posso dire perché quelle con me io... Ma come, te sei innamorato della suora? Ma non sei poco, mio, non sei poco. No, ma quelle di quell'altra, le maggiore, quelle... Mi sei innamorato della musulmana. E te che problema? Io, quelle che mangiano la carne di maiale, e non fa niente. La madre di Amina si chiamava. Amina. Io chiamava Amina esclusiva perché ha fatto esplodere i sentimenti dei miei figli. Quando c'è trovato un bene, sempre ragazzi qua. Poi arrivata per una benedetta giornata. E Amina l'ha lasciata a me. Sai che gli ha detto? Nella lettera che gli ha scritto, ha detto se quelli della razza mia sono capaci di fare una cosa del genere, io non sono capace di stare su questa lettera. Si è fatta perfetto per te. Ora se è vero che hanno vero che si hanno fatto quello che hanno fatto, faccia vedere che su questa ragazzina poteva vivere questo dramma di cuore. Ma se non è vero, se non è vero, io non gli do pace finché sto su questa terra. E quando arrivo là sopra, è pure peggio, meglio che la sua faccia. Questa è l'ultima cosa che mi devo dire. E le lettere erano due, ce n'era uno che deve tornare, che mi ha scritto, papà, mi dispiace, ma Mina si piace che sono qua solo lei, io la devo accompagnare, P.S.